Gianluca Morando, Movimento Civico Ibleo, fa parte anche del patto di consultazione. Oggi parliamo di questa storia della casa di via Berlinguer, la casa protetta per anziani e per disabili. La questione è, insomma, parte dal 2013, lei sta lottando per questo. Sì, io a dirgli la verità mi ero ripromesso di non intervenire più su questa questione perché sono veramente disgustato su quello che sta accadendo dal 2013 adesso. Io vorrei fare un breve riassunto per dare possibilità di capire un po' chi ci ascolta. Questa casa è stata finanziata come primo finanziamento dalla Regione Sicilia, dall'assessorato per la famiglia, con circa 1 milione di euro. All'epoca erano miliardi di lire, ma adesso rivalutati, diciamo, in circa 1 milione di euro come fine casa per anziani. Poi nel 2005, se non sbaglio, è stato finanziato un altro 1,5 milioni con un mutuo acceso dal Comune di Ragusa per il completamento. Stiamo parlando di circa 2,5 milioni di euro per questa mega struttura. Questa è una struttura bellissima. Partiamo dal discorso che non è giusto lasciarla così, non è giusto completamente lasciarla in stato di abbandono, ma dal comandante alla Polizia Municipale secondo me è una cosa sbagliata, perché mi dispiace fare questa intervista all'esterno, dovevamo farla all'interno, perché questa struttura, che parecchi non sanno, è stata studiata, progettata per una casa per anziani o disabili, quindi ha ogni camera, ha un bagno, ha le prese fatte sul posto letto, quindi è stata studiata per questo. Io capisco le esigenze della Polizia Municipale, capisco che in quel luogo non ci possono lavorare, ma da qui a pensare di venire a lavorare qui mi sembra assurdo. Le spiego perché non ne voglio più parlare, non ne volevo parlare, perché già nel 2013 il commissario straordinario aveva fatto un cambio di destinazione d'uso da casa per anziani a comando di Polizia Municipale. Io lì sono intervenuto, ho scritto sia al commissario straordinario che al segretario generale. Il segretario generale di tutta risposta subito ha bloccato il trasferimento, dicendo che la nuova amministrazione, perché era periodo di elezione, la nuova amministrazione avrebbe preso una decisione. Appena si è insediato Piccitto, ho scritto subito al nuovo sindaco. Il nuovo sindaco ha subito revocato la delibera del commissario straordinario, lasciando le cose così com'erano. Ma non mi sono fermato lì. In questi 3 anni circa, da giugno 2013 ad oggi, più di 3 anni, mi sono battuto tutti i giorni con diverse interrogazioni affinché questa struttura venga data alla comunità. Perché abbiamo ad Ragusa una serie di strutture che si occupano di anziani o disabili, ma non ce n'è una comunale, e quindi l'intenzione è proprio di dare questa struttura in mano al servizio sociale e quindi in mano a chi ne ha effettivamente bisogno. Ho fatto diverse interrogazioni, mi ha risposto Brafa, mi ha risposto Martorana, che all'epoca reggevano i servizi sociali, e tutte e due mi hanno detto che c'era pronto un bando pubblico per l'affidamento di questa struttura. Ad oggi non abbiamo visto niente. Ora ritorna di nuovo in auge il discorso del comando di Polizia Municipale. Anche lì mi sono battuto. A 3 anni che con l'assessore Iannucci pensiamo di dare un comando degno alla Polizia Municipale, perché effettivamente come adesso sta lavorando la Polizia Municipale è assurdo, perché sono 4 persone ogni stanzetta piccola, perciò come sono adesso io li capisco e ho piena solidarietà per la Polizia Municipale, però non è questa la struttura, lì si deve fare in un altro modo, gli uffici del secondo piano devono andare via e dare tutto lo stabile dove si trova adesso la Polizia Municipale all'interno della Polizia Municipale. Lì è il posto ideale. Ne abbiamo parlato con l'assessore Iannucci tempi addietro e mi aveva assicurato che questa era la strada giusta. Ora non capisco perché si ritorna indietro e dando di nuovo concessione questa qua. Voi vi immaginate i costi di gestione di questa struttura? Per questo è stata rifiutata sempre da chi lavora sui servizi sociali, perché i costi di gestione sono troppo alti. E allora perché non fare un bando più appetibile per questo? Vi immaginate voi questi costi di gestione a carico dei ragusani, perché la Polizia Municipale non pagherà di certo affitto, perciò questi costi di gestione saranno a carico dei ragusani, e non mi sembra giusto un'ulteriore tassazione nei confronti dei ragusani.